tre sconfitte consecutive, la Robur non va oltre uno scialbo 0-0 contro il Palermo. Con l'aiuto della grafica virtuale analizziamo le fasi salienti. Per entrambe le squadre, il primo tempo è il nulla calcistico. Il Palermo si vede per primo con questo supponente pallonetto di Miccoli dal limite. La Robur è tutta in un tiro da fuori di Bolzoni, originato peraltro da una ribattuta della difesa. Nella ripresa, l'ingresso di Valiani sembra dare vivacità a Siena. Suo il cross per Calaiò, che di testa non inquadra la porta. L'occasione più nitida è per gli ospiti. Donati identifica il buco nella difesa bianconera. Miccoli è solo, ma Pegolo salva il Siena in uscita. Alla mezz'ora, il Palermo ci riprova. Appena entrato, Bertolo triangola con Miccoli, presentandosi a tu per tu con uno strepitoso Pegolo che salva ancora in uscita. Non succede altro. Partita povera di contenuti e di idee per i bianconeri, che alla fine non hanno sfiorato la vittoria, bensì strappato un pareggio. Per adesso è tutto, e da me non resta che darvi appuntamento alla prossima lavagna. Ciao a tutti!